Social Podcasting, your digital friends. Le letture di Marta. Social podcasting, eccoci ritrovati. Allora, oggi voglio tornare a parlarvi di un autore a me veramente molto caro, posso dire che è tra gli scrittori miei preferiti, che è Georges Simenon. Ho scelto questo romanzo, frate, che io li ho letti praticamente tutti i suoi. Ho scelto questo oggi particolarmente perché prende spunto dal finire ormai della stagione estiva, quindi coincide ormai con il nostro periodo che stiamo abbandonando l'estate. E l'ho scelto perché, a differenza di altri lavori di questo autore, che sono ovviamente principalmente francesi, questo romanzo si sviluppa invece su una storia americana, perché l'autore stesso l'ha scritto quando era in America. Sto parlando di Luci nella notte. In realtà il titolo così lo dobbiamo all'ultima edizione di Adelphi del 2005, che sulla scia del film che hanno fatto tratto da questo libro ha voluto ripubblicare questa versione con la traduzione di Marco Bevilacqua con questo titolo. In verità il titolo originale del libro è Luci rosse, quindi un po' diverso, abbiamo questa attinenza, ma insomma, per onore di vero mi preferivo riportare anche il titolo esatto. In questa versione, che devo dire ha una bellissima traduzione, possiamo scoprire un libro di Simenon, dicevo, diverso dal solito come ambientazione, ma anche come tematica, che si fa ancora più cruenta rispetto alle sue storie già psicologicamente molto forti. Luci nella notte prende spunto, come inizio, da una coppia di americani che appunto alla fine dell'estate si mette in viaggio per recuperare i propri figli da un campeggio estivo. Si tratta di Steven e Nancy. Simeon in questo caso vuole darci lo specchio delle problematiche della coppia, quindi questo romanzo rientra nell'aspetto della coppia che ha voluto descrivere Simeon in altri passaggi della sua carriera. Lei è una donna di successo con un lavoro molto più stimato di lui ed è una donna energica, carismatica, che prende un po' sopravvento invece sulla virilità di lui che viene a mancare. Questo crea un meccanismo nella coppia di rottura, di incomprensioni, quindi la coppia si mette in viaggio che è già in crisi e arriva una rottura, un momento drammatico, importante per lo sviluppo della trama, in cui lui, già affetto dall'alcolismo, in cui si rifugia per questa sua tristezza, per questi problemi di incomprensione con la moglie, si ferma a un bar, nonostante la moglie non voglia, per appunto bere ancora, e la moglie lo minaccia di lasciarlo lì se prosegue a bere. E lui effettivamente sceglie il bar e la abbandona, e la moglie prosegue da sola. Le strade si dividono e qui comincia il vero dramma del libro, che noi sappiamo alla fine, ma che in realtà si sta già consumando. Lui incontra diversi personaggi al bar dove si sfoga per la sua vicenda e, nonostante sembra che nessuno gli dia retta, uno sconosciuto con cui stava parlando dentro il bar se lo ritrova nella sua macchina al posto della moglie. Comincia uno strano viaggio di confessioni e dinamiche fra questi due uomini, fino a che si viene a capire che questo sconosciuto che è nella macchina di Steven non è altro che un fuggiasco. Quando il protagonista se ne accorge è troppo tardi e si sveglia da solo nella sua auto con il fuggitivo che è scappato portandogli via praticamente tutto.
A questo punto, con gli ultimi rimasugli di soldi, di forze, il protagonista chiama ovviamente al campeggio estivo per sapere se la moglie è arrivata per recuperare i bambini, ma la moglie è sparita nel nulla. La moglie è sparita nel nulla fino a quando, grazie a un pezzo di giornale, lui non capisce che la donna di cui si parla, che è stata aggredita e che adesso è gravemente ricoverata in ospedale, è sua moglie. Arrivato in ospedale, quindi andando a capire cosa è successo effettivamente alla moglie, lui nasconde il passaggio che ha dato a questo fuggitivo con la polizia e si trova a dover fare il resoconto di quella che è una realtà molto più brutale di quella che si poteva aspettare rispetto alla sorte della moglie. Ma questo non ve lo svelo, dovete leggere il libro perché il vero colpo di scena sta tutto lì. Questo però crea la dinamica per riflettere sul rapporto che loro due hanno e sulla crisi di coppia che già era avvenuta fra loro due. Simeon ci offre degli spunti psicologici bellissimi in questo libro, ovvero le nostre debolezze, il non volerci sentire inferiori all'altro nella coppia, le nostre paure di non essere abbastanza. Le domande sul è possibile superare una crisi? È possibile andare avanti? È possibile ricominciare da noi stessi e dall'altro? Quali sono le colpe che uno e l'altro ha? Sono uguali? Sono maggiori? Ce l'ha soltanto uno? Ce l'ha soltanto l'altro? È più facile lasciare andare e tacere o far scoppiare le tensioni? Il libro si sviluppa su queste dinamiche interiori, nonostante il noir di sottofondo che c'è e rimane, perché il libro poi parla di una violenza molto molto crudele. E come sempre l'autore si conferma indagatore di una società e di una società ancora più intima che è quella del matrimonio, della famiglia, da cui noi riusciamo a trarre le considerazioni anche su noi stessi. È un libro secondo me tra i più belli suoi, nonostante si distacchi appunto da scenari, location e dinamiche più familiari a lui, ma che veramente approfondisce l'aspetto umano violento oltre al crimine in sé per sé, oltre a un vero e proprio delitto che in questo caso non c'è. Ed è apprezzabile proprio per questo aspetto umano di violenza che arriva al culmine senza avere una morte. Adesso però, come sempre, un estratto dal libro. Sarebbe stato meraviglioso vivere tutti e quattro con i bambini, senza vedere più nessuno, nemmeno Dick e sua moglie, che del resto aveva sempre un sorriso falso ed era gelosa di Nancy. Lei sarebbe rimasta a casa. E Steve avrebbe continuato a lavorare perché doveva guadagnarsi da vivere, ma dopo l'ufficio sarebbe rientrato subito, senza fermarsi da Louis, senza bisogno di un martini. Nessuno avrebbe fatto domande, nessuno si sarebbe permesso commenti. Dal centro della città gli arrivavano, attutiti, musiche e rumori. In molte case era accesa la radio, in altre si scorgevano nella penombra delle sagome immobili davanti allo schermo lattiginoso di un televisore. Arrivò al ristorante con la facciata azzurra e vi entrò. Non aveva intenzione di bere, ma soltanto di mangiare qualcosa, perché sentiva dei crampi allo stomaco. Il bar non c'era neanche, perché in quel locale non servivano bevande alcoliche, ma in ogni modo non ne avrebbe avuto voglia. Poco prima si era ripromesso, se gli avessero consentito di vedere Nancy e lei non fosse stata troppo prostrata, di giurarle che non avrebbe mai più toccato un bicchiere di alcol in vita sua. Era assolutamente deciso a mantenere la promessa, e non soltanto per lei, ma anche per se stesso. Ecco, questo pezzo l'ho scelto proprio per agganciarmi a quello che stavo dicendo, ovvero che ogni singolo passaggio di quella che può essere la parte privata e la parte sociale, cioè delle tante piccole società che noi andiamo a vivere, quindi il lavoro, il matrimonio, il rapporto con gli altri, ciò
ciò che costituisce tutto questo e ciò che veramente lo tiene in piedi siamo noi stessi e il rapporto che prima di tutti noi abbiamo con il nostro io. Questo va a definire qualsiasi azione e conseguenza della nostra vita. E questo è l'aspetto meraviglioso in senso drammatico che Simeone riesce a ricreare con questo romanzo, che io appunto vi consiglio assolutamente. È un classico immancabile. Io vi aspetto alla prossima e grazie come sempre per l'ascolto. Social Podcasting, your digital friends.